tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento in giardino. Siamo nella stagione invernale, il mio giardino è spoglio, addormentato, freddo, nonostante queste giornate di sole c'è questo freddo comunque continuo da un bel po' di tempo. E mi è venuto in mente di creare un video dedicato ad una pianta che riesce a regalare al giardino un colpo d'occhio caldo. Questo perché? Perché le sue infiorescenze sono color cremisi, si aprono poi in primavera liberando questi fiorellini bianchi e rosati con un profumo veramente delizioso, ed è una pianta che riesce a garantire in giardino un po' di colore nel periodo invernale, quindi è molto importante come pianta in questo periodo. È un periodo in cui effettivamente, a parte la yucca che potete vedere qui con queste foglie verdi, sempre verde, sempre con queste spade pericolosissime di un verde bellissimo, però manca qualcosa, manca un colore rosso, mancano questi colori che scaldano un po' l'ambiente. Questo ce lo può regalare la Skimmia japonica. La Skimmia japonica è una pianta che arriva dall'Himalaya, dal Giappone, almeno nella specie originaria. Una pianta che cresce in luoghi anche freddi d'inverno, quindi sopporta benissimo le temperature invernali con qualche piccolo accorgimento. Ed è una pianta che cresce in luoghi simili a quelli dove crescono le gardenie e le camelie. Perché vi dico questo? Perché la Skimmia japonica è una pianta che ha bisogno di un terreno tendenzialmente acido, non basico. Quindi i terreni dove cresce la Skimmia japonica, come per le gardenie e per le camelie, sono terreni morbidi, sono terreni freschi, soffici, quindi molto morbidi, molto freschi, ombreggiati e umidi. Questi sono i terreni ideali per gardenia, camelia e anche per la Skimmia japonica. La Skimmia japonica sopporta però anche qualche altro tipo di terreno un po' più compatto, diciamo, un po' più duro. È una pianta un po' più resistente della gardenia e della camelia, meno esigente, diciamo. Però bisogna coltivarla sempre con questi piccoli accorgimenti di freschezza del terreno e di acidità. È una pianta a crescita disordinata, riesce a diventare alta anche 1,5 metri, e la si può mantenere compatta con opportune potature leggere fatte alla fine della fioritura. È una pianta che va potata alla fine della fioritura. Noi poteremo sui rami che hanno portato i fiori, arrivando alla prima gemma, rivolte magari verso l'esterno. In questo modo la crescita sarà sempre verso l'esterno e tutto l'insieme della pianta rimarrà più arieggiato. La Skimmia japonica è una pianta che va coltivata per quello che riguarda il terreno, sia in vaso che in giardino, in un terreno appunto, come dicevo prima, fresco e morbido. Allora, se l'abbiamo in vaso possiamo usare un terriccio universale in cui possiamo inserire un po' più di torba, della perlite, mescolare il tutto, e questo è un terreno che può andare bene nella coltivazione in vaso. In giardino noi dobbiamo valutare che tipo di terreno abbiamo, quindi se abbiamo un terreno sabbioso, molto sciolto, bisognerà incorporare un po' di argilla, bisognerà incorporare della torba, questo per garantire un po' più di compattezza. Se abbiamo un giardino argilloso invece, che è molto compatto come quello che ho io qui nel giardino, possiamo renderlo più sciolto, quindi inseriamo perlite, inseriamo della torba, magari anche degli aghi di pino, in modo da rendere il tutto molto morbido. Le radici della Skimmia japonica hanno bisogno proprio di affondare nella morbidezza, in questo modo si garantisce una crescita rigogliosa della pianta. L'ideale sarebbe un terreno di medio impasto, quindi tra sabbioso e argilloso, ma è difficile avere un terreno perfetto nel giardino. Quindi prima di comprare questa pianta e di acquistare la Skimmia japonica facciamo un esame del giardino, del terreno che abbiamo nel nostro giardino, e valutiamo anche una posizione che può essere adatta. Quindi non coltiviamola in una sommità del giardino rialzata, magari dove c'è tanta secchezza, ma riserviamo alla Skimmia japonica una posizione un po' più rivolta nella zona lievemente più umida del giardino. Questo garantisce veramente la sopravvivenza della Skimmia nel nostro giardino, nonostante una pianta rustica e resistente, però alcune cose possono farla morire. Quello che soffre molto la Skimmia japonica sono i terreni eccessivamente secchi e i terreni eccessivamente bagnati, soprattutto se esposta ai venti freddi invernali che la danneggiano tantissimo. Quindi diamogli una posizione riparata.
In giardino possiamo coltivarla in una posizione per quello che riguarda l'illuminazione, invece, esposta ai raggi solari al mattino e nel tardo pomeriggio. Nelle ore centrali, soprattutto nel sud Italia, nel centro Italia, dove il sole è veramente molto forte, possiamo riservargli un posto ombreggiato totalmente o semi-ombreggiato, sia da un muro, da una casa, oppure da una grossa pianta che riesca a tenerla un po' al riparo dai raggi solari. Nel nord Italia invece possiamo coltivarla un po' più esposta al sole, ma sempre nelle ore centrali della giornata un po' più riparata. Tipo, io qui ho una yucca, potrei piantare degli esemplari di Schimmia japonica nella parte nord della yucca, in modo che quando arriva il sole viene filtrato nelle ore centrali della giornata dalle foglie della yucca e colpiscono. Aia. La yucca è una pianta pericolosissima e colpiscono la Schimmia japonica con questi raggi filtrati, un po' come se fosse quello del sottobosco. In questo modo la Schimmia cresce veramente molto, ma molto bene. In vaso invece, se la coltiviamo in appartamento, mettiamola anche davanti ad una finestra, in una posizione anche che non riceva questi raggi solari diretti tutto il giorno, ma che riserviamo a lei un'esposizione o al mattino o alla sera, con una buona illuminazione del sole. Possiamo coltivarla anche in un balcone, in un vaso, magari scegliamo un vaso un po' grande, perché è una pianta, la Schimmia japonica, che non ama particolarmente essere disturbata molto, ha già una crescita lenta, se noi la disturbiamo con dei frequenti rinvasi, la pianta rallenterà ancora di più la sua crescita, quindi per ottenere un bel esemplare dovremmo aspettare veramente un bel po' di tempo. È una pianta che cresce lentamente. In giardino all'inizio, dopo il trapianto, sembra che rimane ferma. Nel tempo poi comincia a svilupparsi, quando poi noi magari la perdiamo un po' di vista, dopo ci accorgiamo che ha sviluppato altre vegetazioni ed è molto, molto bello vederla crescere. Abbiamo parlato di terreno, abbiamo parlato di luce, parliamo di innaffiature. La Schimmia japonica è una pianta che gradisce veramente questo terreno fresco e umido, ma non i ristagni. Quindi in vaso la possiamo bagnare abbondantemente, una bella bagnatura, e poi lasciamo asciugare leggermente il vaso, tastando con le dita il terreno del nostro vaso. Se sentiamo che è particolarmente secco, dobbiamo intervenire con una nuova bagnatura. È preferibile non bagnarla con acqua del rubinetto perché contiene il calcare. Possiamo magari scegliere di utilizzare dell'acqua che abbiamo fatto bollire in modo da far evaporare le sostanze che non sono utili alla pianta. Una volta raffreddata l'acqua possiamo bagnare con quell'acqua, altrimenti se la bagniamo con dell'acqua del rubinetto non particolarmente calcarea, ricordiamoci di aggiungere della torba al terriccio della nostra Schimmia, perché altrimenti da terreno acido diventa poi un terreno basico e lì la pianta potrebbe soffrire. In giardino invece è una pianta che gradisce le piogge, assolutamente, perché rinfrescano per bene il terreno. Quando arriviamo alla tarda primavera e all'estate in cui cominciano a mancare le piogge, possiamo intervenire noi con delle bagnature. Sono assolutamente necessarie perché il troppo secco uccide la Schimmia japonica, perché manca anche questa frescura della terra, questa leggera umidità che lei gradisce veramente tanto. Quindi se coltivata come siepe, ad esempio, come piccola siepe, perché si può fare anche una piccola siepe con la Schimmia, lì dovremo intervenire frequentemente con le bagnature, perché una siepe naturalmente sarà più esposta al sole, quindi lì sarà da bagnare un po' più spesso. È arrivato anche Felicino. Siete tutti qua adesso, eh? Vi ho fatto fare un giro in giardino, adesso poi andiamo a mangiare. Bene, quindi la Schimmia japonica è veramente una pianta facile da coltivare. Per quello che riguarda invece le potature, ricordiamoci di potarla dopo la fioritura. Da queste infiorescenze cremisi in primavera sbocceranno dei bellissimi fiorellini bianchi, profumatissimi. Dopo la fioritura potremo intervenire con questa potatura su un esemplare magari molto grande e disordinato per ridargli questa compattezza e farlo diventare di nuovo un bellissimo cespuglio. È molto bella la Schimmia japonica, ha queste foglie verde scuro, coriacee, spesse, che vengono mantenute per tutto l'anno, non le perde mai, a meno che non si seccano per via naturale naturalmente, e regala proprio un aspetto anche lievemente esotico, un po' come quello che ci regala la camelia. È una pianta che io ho sempre accostato molto alla camelia. Ha
La camelia diventa una grandissima pianta, la schimmia rimane alta fino a 1,5 m e quindi un cespuglio adatto anche a dei giardini piccoli, soprattutto nelle zone semi-ombrose. Regala questo colpo d'occhio rosso cremisi, bellissimo nella stagione invernale. Non soffre particolarmente di malattie o di parassiti. La Schimmia japonica è una pianta che anche le lumache vedo che non apprezzano perché le foglie sono molto dure e si vede che fanno fatica un po' a masticarle. Non ho mai notato danneggiamenti da parte di lumache. Possono arrivare degli afidi durante la fioritura, ma possiamo mandarli via facendo bollire dell'aglio in un pentolino. Raccogliamo l'acqua una volta raffreddata, la filtriamo e con quella vaporizziamo la pianta in modo da mandar via gli afidi. In questo modo così non utilizziamo dei prodotti chimici che sono sempre sconsigliati comunque in giardino. La Schimmia è venduta come varietà rubella, quella che coltivo io mi è stata venduta come varietà rubella, ovvero compatta, verde scuro con queste infiorescenze cremisi, ma ci sono anche altre varietà molto interessanti. Un'altra varietà molto bella è la Temptation, una pianta anche abbastanza cara, costa sui 25 euro più o meno. Ed è una pianta con una forma un po' più piccola, più compatta, che presenta queste infiorescenze, queste fioriture che sviluppano dopo delle bacche che rimangono sulla pianta per tantissimo tempo. Quindi avremo questa pianta in giardino sempre con queste bacche arancioni che poi verranno perse in estate perché arriveranno le nuove infiorescenze, creeranno altre bacche e quindi questa pianta ci garantirà un'alternanza visiva di infiorescenze, fiori, bacche arancioni, infiorescenze, fiori, insomma è una pianta sempre colorata tutto l'anno in giardino, al contrario della varietà rubella che coltivo io, che invece è colorata in inverno con queste infiorescenze cremisi. Abbiamo anche la White Globe, questo palla bianca, ma in realtà sono infiorescenze sempre a pannocchia, un po' più arrotondate, di colore giallo-verdastro. Ecco, questa è una Schimmia, sempre di forma compatta, non tanto grande, che però deve essere coltivata in accostamento con altre piante, perché foglie verdi, infiorescenze bianche-verdi, non c'è nessun tipo di contrasto. Quindi come possiamo crearlo noi, il contrasto, soprattutto in inverno? Nel giardino che rimane sempre molto spoglio, possiamo accostare la nostra Schimmia White Globe ad un elleboro, magari con i fiori rossi. L'elleboro è anche una pianta da ombra, semi-ombra, e quindi messe insieme si trasmetteranno a vicenda dei contrasti, che sono quelli delle infiorescenze della Schimmia japonica giallo-verdastra in contrasto con le infiorescenze magari di questo elleboro scelto nella varietà rossa che crea appunto un po' di come dicevo di contrasto cromatico nel giardino. Quindi possiamo sbizzarrirci come vogliamo con la Schimmia giapponica, sia per creare delle siepi, sia come cespuglio isolato in giardino, come colpo d'occhio magari in un piccolo giardino nella zona più ombrosa, soprattutto d'inverno quando è tutto spoglio. Ed è una pianta veramente di facile coltivazione che consiglio a tutti, proprio perché è molto simpatica come pianta, è facile. Lei ci aspetta nel giardino e ci regala nella stagione fredda invernale un po' di calore. Serve proprio nella stagione invernale un qualcosa che dia un po' di rosso, un po' di caldo. È quello che abbiamo bisogno, quello di cui abbiamo bisogno in questa stagione veramente molto fredda. Bene, con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video di appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie per avermi fatto visita. Adesso vado a chiamare i miei gatti, li riporto in casa, così ci facciamo un bel pranzetto e continuiamo la giornata con altre cose. Ciao a tutti e grazie.